Cordova non abbia dimostrato quello che abbiamo fatto nelle altre partite. Magari anch'io non sono stato bravo a fargli capire che in questi campi, al di là dell'aspetto tecnico, prevale l'aspetto agonistico. E oggi Naldo ne aveva di più di noi. Al secondo tempo 10 contro 10, si aspettava qualcosina in più, con spazi più ampi. Ma diciamo che dopo il risultato di 3-1, anche perché loro si difendevano bene, ripartivano. Abbiamo cambiato qualche cosa, abbiamo messo 3 attaccanti, però purtroppo loro si difendevano bene, non avevamo la lucidità di andare avanti, anche perché comunque con uno in meno non abbiamo risentito nella manovra. Però ripeto, oggi la puntovana forse non sono stato bravo a far capire il campionato cos'è, però io penso che questa partita ci deve essere d'aiuto per il prosieguo, bisogna dimostrare, al di là, ripeto, dell'aspetto tecnico, tattico, di avere un agonismo importante perché questo girone lo richiede e noi abbiamo il dovere, come abbiamo fatto le altre partite, che purtroppo non eravamo sotto questo aspetto qua pronti. L'obiettivo della Pudorana? L'obiettivo della Pudorana intanto è essere squadra. Essere squadra è andare a lottare su tutti i campi, io ho sempre detto. Questo è il primo anno di questa nuova società, come è sottoscritto ritorno in Serie B, bisogna dimostrare domenica per domenica. Oggi non sono stato bravo e penso che da domenica prossima noi dobbiamo mettere quello che ci ha contraddistinto sia l'anno scorso che nelle prime due partite di Coppa Italia. Però ripeto, questa è una partita che ai miei, già io ho detto negli spogliatoi, dobbiamo ricordarcela domenica per domenica come si sta in questo campionato. Poi mi dispiace perché a volte bisogna anche saper vincere, ho visto delle cose che purtroppo non mi sono piaciute, però fa parte del calcio, purtroppo in queste piazze è così, ma va bene, ci diamo una svegliata un po' tutti quanti. Io spero che anche i nostri tifosi si fanno sentire e ci danno una grossa mano, perché in questo momento non abbiamo più bisogno. Visto che oltre alla cattiveria, alla Fiorano, ne ritiene che l'organico sia completo per l'obiettivo previsto o qualcosa ancora manca? Ma l'organico è completo. Dispiace che purtroppo non abbiamo tutti i componenti a disposizione. Manchiamo un giocatore come Esposito, lo stesso Contrarosa, lo stesso Marzano, ma parlare ora di assenti o di organico dopo una sconfitta è molto semplice, però ripeto, io sono contento che la società mi abbia messo a disposizione una squadra per dimostrare quello che comunque valiamo.